Per Trove 20 News siamo ad Anguillara Sabazia, dove nel weekend del 16 e 17 dicembre tornano i presepi degli artigiani di San Gregorio Armeno. Siamo con l'assessore Viviana Normando che ci illustra il legame tra gli artisti partenopei e il comune di Anguillara Sabazia. Siamo ad Anguillara Sabazia in questo weekend ricchissimo di eventi, tra cui la mostra dei presepisti di San Gregorio Armeno, promossa dall'Associazione Asso del Lago con l'Associazione Corpo di Napoli. È uno degli eventi del Natale 2017 voluti dall'amministrazione comunale di Anguillara Sabazia, guidata dal sindaco Sabrina Anselmo, dall'assessorato alla cultura che appunto rappresento e dal prologo Anguillara Sabazia. Che ha la cura e l'organizzazione appunto di tutto questo. Perché Napoli ad Anguillara? Pensate che nel Palazzo Baronale Orsini, che è una delle nostre mete di eccellenza, sede del comune, c'è la veduta di Napoli, si vede la città di Napoli con la cinta muraria e le torri, con i quattro ingressi della città, esattamente come era una volta, ed è uno dei porti da cui salparono le imprese contro i turchi, contornata dalle meravigliose scene della scuola di Raffaello. Sarà fruibile al pubblico questa sera, ad esempio. Quindi venite numerosi perché abbiamo un Natale ricco, ricco di eventi. Stavamo realizzando una statuetta a mano con l'argilla e stavamo creando proprio un modello il cui viene creato senza uno stampo, viene fatto totalmente a mano, poi da lì viene creato, se serve, uno stampo per fare una produzione, ma il primo modello lo facciamo sempre a mano. E se stavamo creando una testa per un pastore a stile 700. Questo tipo di pastore che stavamo creando, gli occhi vengono inseriti dopo la cottura, vengono forati gli occhi, cioè la parte dove va l'occhio, viene incastrato un occhio in vetro e poi dopo si ricrea tutta la parte per dare l'espressione del pastore. Noi creiamo questi modelli a mano già da tanti anni, perché siamo lì già da tante generazioni, miei bisnonni. Io sono la quinta generazione che continua a fare queste statue, questi personaggi, e manteniamo sempre uno standard del presepe classico napoletano del Settecento, insomma. Sono tornati quest'anno ad Anguillara dopo un grande successo di un paio di settimane fa circa ad Oriolo Romano, i presepi di San Gregorio Armeno. Siamo alla sesta edizione della manifestazione sui nostri territori e diverse realtà locali, insieme all'aiuto delle associazioni, dei rioni, della Proloco, abbiamo portato questa, grazie a tutto questo impegno siamo riusciti a riportare finalmente ad Anguillara questa bella manifestazione, e ci auguriamo che sia, come negli passati anni, molto vissuta e ben divertente. E niente, eccoci, siamo uno dei pochi punti in Italia che riescono ad ospitare le opere d'arte di questi grandi maestri della via di San Gregorio Armeno. Assolutamente, nei pomeriggi di oggi pomeriggio e domani pomeriggio c'è il maestro Antonio Piezzo che farà vedere proprio fisicamente come viene fatto un presepe attraverso una sua performance all'interno della bottega dove lui ha allestito, diciamo, le sue opere. E ci sarà Babbo Natale per i bambini, che donerà loro dei dolci regali, e il trucca bimbi sempre sabato pomeriggio e domenica pomeriggio.